Lui è Giulio Gebbia, in arte Rosk, uno street artista siciliano nato a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta. Ed è lui che ha realizzato questo. Volevo partire un po' dalle radici per raccontare la tua storia. Tu hai iniziato all'Accademia delle Belle Arti di Palermo e più volte hai dichiarato di aver avuto un maestro, per così dire, che è Belin, a livello street artistico. Volevo chiederti da lui cosa hai ereditato. Guarda, lui mi ha dato la possibilità di toccare con mano che effettivamente lo spray come mezzo poteva, come dire, era un mezzo con la quale si poteva realizzare tanto. Quindi mi ha dato la possibilità di toccarlo, di toccare effettivamente che è uno strumento, che è questo, insomma, io dietro ne ho diversi, che ha dato, come dire, questa grinta, questa voglia di fare. Ero piccolo, quindi, insomma, è stata fondamentale per la mia crescita artistica. Insomma, non si smette mai di crescere, chiaramente, però in quel periodo proprio ho preso consapevolezza di cosa voleva significare fare arte con gli spray, perché, insomma, si è switchato nella mia testa la possibilità di andare oltre. Perché tu recentemente a Truly Unique People by Plume avevi dichiarato che è chiaro che, diciamo, non intendi andare via da Palermo, nonostante tu sia un ragazzo semplice e ti stai appunto espandendo a livello nazionale. Preferisci stare a Palermo perché ci sono le tue radici e c'è molto da seminare. La seconda cattiva è: cosa ne pensi di chi invece decide di andare via? Perché appunto non trova spiragli magari in questa città a livello artistico. Guarda, io purtroppo non posso biasimare chi, al contrario di me, fa la scelta di andarsene, anche perché quasi 10 anni fa, dopo l'università, anch'io provai ad andare a Milano, insomma, dove chiaramente c'era più possibilità. Quindi io non biasimo le persone che cercano altrove la fortuna, perché chiaramente qui ci sono un sacco di difficoltà, cioè dico, non è che è tutto, cioè, tutto facile. Io penso, tra l'altro, che ci vuole forse più coraggio a rimanere che ad andarsene. Questo, insomma, è una cosa che penso. Io spero, come dire, che le persone che vanno via, e amici ne ho tanti che lavorano fuori, che insomma hanno che stanno costruendo il loro futuro fuori, spero che un giorno si rendano conto di quello che c'è qui, di cosa la Sicilia può offrire. Cosa consiglieresti ai giovani che iniziano la street art e che hanno intenzione di proseguire su questa scia? Allora, guarda, Palermo, per quanto riguarda la street art, è una meta ambitissima da tantissimi street artist. Qua abbiamo avuto C215, insomma, tantissimi sono gli street artist, i V-Boy, oltre a tutti gli artisti degli eventi. Cioè, insomma, quindi la Sicilia e Palermo è una meta super ambita, perché comunque lo street artist potrebbe venire per farsi le vacanze, insomma, non è male il mare qua. E in più, comunque, c'è un'accoglienza da parte delle persone che non è facile trovare in tutti i posti. C'è questa sorta di accoglienza nei confronti dello street artist. Palermo l'ha capita. Palermo si fa bella nei centri storici abbandonati, perché comunque Palermo è stupenda, però c'ha quegli angoli che, insomma, se non riqualificati... La città, sicuramente. Sì. Spero che comunque possa crescere una generazione di artisti, ma in generale, non solo nella street art, ma in generale, che credano in Palermo. Il problema sono chiaramente... Il fulcro di tutto questo chiaramente è il dio denaro, che un po' ci tiene un po' lontani dalla nostra terra, perché chiaramente il mercato artistico non è dei migliori, e quindi è chiaro che un artista cerca altrove il futuro. Il murales a Palermo a cui tu sei più affezionato? Vabbè, chiaramente dico, sono coautore di Falcone e Borsellino, no? L'opera di Alla Cala, quella lì è l'opera che più tengo, cioè in Sicilia chiaramente è a Palermo è l'opera che mi ha emozionato e mi emoziona di più. Cioè... Tra i palermitani si dividono fra Bachita, Alla Cala, Selvi dello Spassimo e questo. Spero che ce ne siano tanti altri, devo sì, essere onesto, ma sicuramente. Quelli sono forse i più rappresentativi. Sono, esatto, i più grandi, più visibili. Sì, assolutamente sì, anche Bachita, che tra l'altro con Alice, la mia ragazza, ci abitiamo proprio di fronte, quindi me la godo ogni mattina appena mi sveglio.
Sì, sicuramente sono le due opere più significative qua a Palermo, però Falcone e Borsellino chiaramente è, come dire, abbiamo immortalato due icone che sono immortali, cioè quindi insomma è un monumento, ma non, come dire, noi siamo stati mano nella realizzazione, lo ripeto sempre, chiaramente le persone che sono state ritratte sono monumentali. Street artist e anche denuncia di criminalità organizzata. Cosa ne pensi del tema mafia in Sicilia oggi? La street art nasce, come tutto il movimento hip hop, nasce comunque per denuncia, cioè già c'è intrinseco proprio nella cultura dei graffiti, di gridare quello che in realtà non va, come lo facevano con il rap negli anni 90, di conseguenza anche con i graffiti si è evoluta su questa linea. Noi abbiamo un compito importante noi street artist, che è quello di divulgare dei messaggi, e lo facciamo in maniera diretta su scale enormi.